Gianni Colacione, 6 luglio 2018, siamo nel teatro Torbella Monaca per assistere a uno spettacolo che vogliamo anche promuovere, uno spettacolo che vede Oscar Bonelli come protagonista e che in qualche modo abbiamo già sentito su Libri TV, abbiamo già intervistato grazie a Riccardo Cristiano. Questa potremmo chiamarla una tournée in qualche modo qui a Roma della compagnia BA17 con Oscar Bonelli e che vedremo adesso qui nell'intervista con Angelica Pedatella, che abbiamo anche già trovato, lo devo dire perché i nostri ascoltatori insomma questo nome in qualche modo lo ricordano, quindi la troverete sul nostro archivio per altre vicende e in questo caso in veste di regista e anche quindi attrice e artista, e con Stefania. Siamo a qualche minuto dall'inizio dello spettacolo, successivamente sentiremo anche Oscar Grazie Bonelli. Grazie mille, io sono Angelica, lei è Stefania. Stefania, sì. La nostra danzatrice. Abbiamo pensato che poteva essere veramente interessante per il pubblico ascoltare un tipo diverso di attori, gli alberi. Oscar Bonelli è in grado di farli cantare e suonare. Noi ci siamo preoccupate di appoggiarlo recitando testi di antica saggezza provenienti dalle diverse spiritualità del mondo e danzando insieme agli alberi grazie a Stefania, che è una straordinaria artista. E abbiamo ideato e organizzato, diretto questo spettacolo insieme a Vincenzo Pupello, che è il mago che crea tutte queste luci. La compagnia si chiama BA17, l'abbiamo creata insieme appunto a Vincenzo per offrire un tipo di spettacolo alternativo dove l'aspetto visivo della meraviglia, dell'incanto sia quello prevalente, perché quando la gente è affascinata ed incantata più semplicemente coglie una serie di messaggi che sono quelli che a noi interessa dare. Stefania è una danzatrice, le danzatrici no, ballano. Le danzatrici ballano. Però è qui con me perché oltre ad essere a lavorare insieme, siamo molto amiche, ci vogliamo molto bene e io ci tengo a dire un'altra cosa, che l'aspetto più bello di questo lavoro che stiamo facendo è che siamo in quattro, ci vogliamo tutti e quattro bene. Io lavoro con altre tre persone meravigliose, dolcissime, che poi penso sia il senso più bello, l'obiettivo più bello che l'arte dovrebbe far raggiungere ad ognuno di noi. Lo spettacolo, tra l'altro, ha ricevuto il patrocinio anche di Legambiente Lazio e la scenografia a cura dell'Ufficio Giardini del Comune di Roma. Ci sono delle piante anche molto particolari. Io non ripeto i nomi perché li storpierei, quindi sarebbe una vergogna, però ci sono delle piante molto rare, molto particolari. La pianta che è alle nostre spalle ha delle foglie meravigliose ed è una pianta veramente speciale. Così come la pianta lì, che... Ecco, sono delle piante a cui delle persone quotidianamente si dedicano affinché crescano così. E le piante hanno una personalità. Noi non la conosciamo perché siamo abituati a pensarle come oggetti, spesso e volentieri. Io per prima di mettermi a studiare cosa sono gli alberi, cos'è la natura vegetale, anche io consideravo l'ambiente un oggetto. E poi ho scoperto, grazie ad Oscar, che le piante cantano, perché è possibile amplificare la voce che producono e con cui comunicano tra di loro. E lì si è aperto un mondo. E noi vogliamo semplicemente fare in modo che quello che sappiamo arrivi anche alle altre persone. Yeah.
Quando il bambino era stanco, si addormentava all'ombra dell'albero, mentre le fronde gli cantavano la ninna nanna. Il bambino amava l'albero con tutto il suo piccolo cuore. L'albero era felice.